È stato completato e svelato alla città il restauro dell'affresco seicentesco del Mattia Preti sulla Porta San Gennaro nel cuore di Napoli, un lavoro avviato nel settembre 2019 e che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, si è oggi concluso grazie ad una virtuosa collaborazione tra operatori pubblici e privati intenti alla cura e valorizzazione del patrimonio storico e artistico della città. È di grande impatto, contribuisce a riqualificare ulteriormente una zona su cui stiamo investendo molto, anche col contratto di sviluppo tra Porta San Gennaro e la sanità. È insomma importante, Mattia Preti, grande pittore, è bene che in questo periodo così difficile si riparta proprio dalla cultura e dalla riqualificazione delle nostre bellezze. Posta di fronte al Borgo dei Vergini, la porta è una delle più antiche di Napoli e fu dedicata a San Gennaro poiché rappresentava un passaggio obbligato per raggiungere le catacombe del Santo Patrono. Delle 7 porte napoletane su cui Mattia Preti dipinse immagini votive come ringraziamento per lo scampato pericolo dalla pestilenza nella metà del 600, quella di San Gennaro è l'unica rimasta. È un restauro importantissimo, sia da un punto di vista chiaramente del recupero di un'opera d'arte di straordinaria importanza, perché è una delle rare testimonianze della presenza e delle attività di Mattia Preti a Napoli, e in un'occasione particolare perché gli fu commissionata la decorazione a fresco delle 7 porte della cinta aragonese in occasione della peste del 1656. E in realtà l'affresco appunto documenta la Madonna e i 3 patroni di Napoli, San Gennaro, Santa Rosalia e San Francesco Saverio, che sconfiggono la peste, che è quella brutta signora alla nostra destra. Quindi chiaramente è evidente che è un momento importante, perché speriamo naturalmente di ripartire e di essere liberati dalla peste che ci ha colpito in questi anni, in questi 2 anni. Il progetto è promosso dall'Assessorato all'Istruzione, Cultura e Turismo con il FAI Campania e la 4ª Municipalità. Il restauro è stato realizzato grazie al sostegno gratuito dell'Associazione Restauratori Napoletani, dell'ACEN e dell'Associazione Friends of Naples, che si occuperà della manutenzione ordinaria dell'opera.